Salve amici, oggi vi racconteremo degli yacht più costosi del mondo. Uno yacht lussuoso che solca il mare sullo sfondo di un tramonto è sempre bello. Il prezzo degli yacht di questa top 10, i più costosi al mondo, ammonta più o meno al prezzo di alcuni appartamenti nel centro delle più famose capitali del mondo. Oggi gli yacht hanno tutte le comodità per uno stile di vita lussuoso. Mobili costosi, piscine, sale concerto, piazzole per elicotteri, armi soniche e sistemi di difesa antispia con armamenti contro gli attacchi dei pirati. Guardate il video fino alla fine e lasciateci le vostre impressioni. Buona visione! Pelorus. Il suo costo è di 300 milioni di dollari. Il proprietario è stato lo sceicco Mohd Hassan dell'Arabia Saudita. Poi ci ha navigato Roman Abramovich. Oggi appartiene allo statunitense David Geffen. La lunghezza è di quasi 115 metri. La velocità massima 16 nodi. L'equipaggio comprende 40 persone. Lo yacht ha dei vetri particolari che resistono ai colpi diretti delle pallottole. Oltre a ciò, ha un radar antimissilistico e anche un sistema di difesa dai giornalisti rompiscatole che interferisce con le riprese. A bordo entrano facilmente due elicotteri, essendoci altrettante piazzole. Infine, c'è anche un sottomarino. Radiant. Il costo è di 320 milioni di dollari. La sua costruzione venne iniziata su ordine dell'oligarca Boris Berezovsky. In seguito fu venduto a un miliardario degli Emirati Arabi Uniti. È stato equipaggiato con una tecnologia unica, un'arma sonica. Se dovesse subire un assalto, un colpo di quest'arma distruggerebbe i timpani degli aggressori. Inoltre, ci sono degli idrogetti in grado di affondare una barca in avvicinamento, anche da lunghe distanze. Se c'è da scappare, si può usare un motoscafo molto veloce, adatto alle fughe istantanee. È necessario se i pirati in qualche modo conquistano lo yacht. Yacht A. Il suo costo è di 230 milioni di dollari. Oggi il proprietario è Andrei Malnichenko. È lungo 119 metri. Ha un aspetto esteriore unico, simile alle navi militari. Più ci si avvicina alla prua, più si restringe, il che consente di effettuare una navigazione più leggera e regolare. La sua velocità è di 23 nodi. È possibile trovare piscine, una piazzola per elicotteri, un tetto trasparente attraverso cui vedere le stelle e un sistema di rifornimento d'acqua fatto per analogia alle correnti marine. L'interno comprende mobili costosi ed eccezionali opere d'arte. Al Said. Il costo è di 330 milioni di dollari. Il proprietario è Qaboos Ben Said, sultano dell'Oman. La lunghezza è decente, 155 metri. Ci sono una piazzola per elicotteri, una grande varietà di dettagli in oro e rifiniture in pregiate varietà di legni. La velocità è 25 nodi. Può ospitare 200 persone. Si distingue per la stazza imponente e la potenza. Il carico viene gestito da due motori destinati a un lavoro ininterrotto. C'è anche una sala da concerto in cui possono esibirsi artisti e cantanti famosi. Vi possono entrare facilmente 50 musicisti e una grande quantità di spettatori. Come dire, tutto ciò che serve a uno yacht di lusso è qui. Serene. Uno degli yacht più costosi del mondo, il cui prezzo è di 330 milioni, ha a bordo 7 ponti con piscine coperte e scoperte. C'è una particolare sala cinematografica situata sotto al cielo aperto. Lo yacht è stato acquistato da Yuri Scheffler nel 2011. È lungo 134 metri e la sua area totale è di 4.500 metri quadri. Dubai. Il costo è di 350 milioni. Il suo proprietario è il primo ministro degli Emirati Arabi Uniti.
lungo 162 metri, ospita una piazzola per il decollo e l'atterraggio degli elicotteri e anche un sottomarino. L'arredamento è rifinito in oro e l'assenza di scale e vetri è l'unicità di questo yacht. È così grande che ha ascensori e locali sufficienti per ben 115 passeggeri. Sailing Yacht A è uno dei più costosi al mondo, con un prezzo di 400 milioni. Ha un ponte enorme, piscine, sale cinematografiche, un interno originale e anche una piazzola per elicotteri. È uno degli yacht più grandi del suo tipo. Il segno più distintivo è la sua innovazione. Combina elementi moderni e vintage. Per esempio, ha delle vele, con l'aiuto delle quali può solcare mari e oceani. Quando tutte e tre le vele sono spiegate e lo yacht passa vicino alla riva, attira subito tutti gli sguardi. Inoltre, al suo interno vi è un sistema di navigazione unico, che funziona alla perfezione anche durante un forte temporale. Topaz. È lungo 147 metri ed è stato costruito nel 2012. Ospita jacuzzi, una piazzola per elicotteri, una palestra e un cinema. Costa 527 milioni. Aqua. Il primo super yacht al mondo con un motore a idrogeno costa 644 milioni. Il proprietario è Bill Gates. Non è un semplice yacht, ma un vero e proprio lussuoso palazzo sull'acqua, completamente ecosostenibile. L'impianto di potenza funziona a idrogeno. Comprende una piscina con terrazze, una palestra, una piazzola per elicotteri e una spa. Inoltre vi sono finestre dal pavimento al soffitto, una stanza per massaggi, una zona per lo yoga e un'enorme scala a chiocciola. Può accogliere 14 ospiti e 31 membri dell'equipaggio e ha un'autonomia di 6.000 km, con una velocità massima di 17 nodi. La particolarità è il sistema con idrogeno liquido e pile a combustibile. Sotto ai ponti si trovano due serbatoi ermetici sottovuoto di 38 tonnellate, raffreddati fino a meno 252 gradi Celsius, contenenti idrogeno liquido trasformato in energia elettrica con l'aiuto di pile a combustibile con una membrana a scambio protonico. L'unica emissione di questo impianto è semplice vapore acqueo. Eclipse. Lo yacht più costoso del mondo, il cui prezzo è di 1 miliardo e 200 milioni di dollari. Il proprietario è Roman Abramovich. È lungo poco più di 170 metri. È equipaggiato con tutte le tecnologie più avanzate. Vi si trova un incredibile sistema di difesa contro gli attacchi dei pirati. Addirittura alcune navi militari con un grado di equipaggiamento leggero possono invidiare questo yacht. Vi si trovano 9 ponti e anche un mini sottomarino in cui possono entrare 12 persone. C'è anche posto per l'atterraggio di elicotteri e vetri antiproiettile. Inoltre, tutte le aree adibite alla guida sono completamente blindate. Per questo si può dire con sicurezza che non è uno yacht, ma una nave completamente protetta. Con questo è tutto. Se avete scoperto qualcosa di nuovo ed è stato interessante, lasciate un like e iscrivetevi al canale. A presto!